per aspera ad Astra. Fino alle stelle attraverso le difficoltà, e anche con la Vispesaro per il Teramo non è stato diverso. Il decimo successo in campionato del Diavolo vale ufficiosamente il lascia passare per la salvezza. Un altro campionato di Serie C praticamente in bacheca, soffrendo ancora una volta come da consuetudine, patendo le pene dell'inferno, sfiorando il baratro ma ritrovando una vittoria che manda il Diavolo finalmente in un paradiso fatto di 42 punti con due gare ancora da giocare. La gara del Bonolis ricalca lo spartito consueto, squadra attenta a non prenderle ma colpita indirettamente prima dai pessimi risultati degli altri campi e poi da una Vispesaro che nella prima frazione e nel complesso per l'intero match si vede poco o nulla. Maurizi chiede una squadra corta e la ritrova in campo, colpita però dopo una prima frazione equilibrata dal calcio di rigore d'inizio ripresa di Petrucci, che trasforma dal dischetto dopo il fallo che Morricone rileva su De Grazia, che entra al limite su Guidone in area di rigore. Sembra la solita serata sbagliata, ma questa formazione ha imparato a soffrire, come chiede il suo allenatore. Allora bastano 17 minuti per ribaltare tutto e far saltare il banco. Infantino corregge al 56esimo in rete il traversone di Ventola, il migliore in campo, non lascia scampo a Tomei e rimette sui binari più congeniali una gara che stava facendosi pericolosa. Sulle ali di un ritrovato entusiasmo, il Diavolo preme con De Grazia, tiro fiacco al lato e pesca la rete che vale un campionato proprio con Ventola al 70esimo. Il missile che indirizza le spalle dell'estremo difensore della Vispesaro è una liberazione per lui e per i compagni di squadra. Fa esplodere il Bonolis e consegna il vantaggio da difendere negli ultimi 20 giri di lancette, che si riveleranno intensi nella sofferenza e nell'attesa della fine della gara, ma sostanzialmente priva di grossi pericoli per Pacini, che deve limitarsi all'ordinaria amministrazione. E così il 2-1 conclusivo è il punto esclamativo su un torneo che da ottobre, con il cambio di guida tecnica, sembra aver davvero avuto la sterzata decisiva. Maurizio ha messo insieme 38 punti in 30 gare, ha innalzato una media punti che sarebbe da piena zona playoff, ma soprattutto sembra aver riconsegnato un'anima a questo Teramo, vera novità delle ultime stagioni. Da domani si può ripartire sapendo di aver costruito qualcosa su cui lavorare. La Lega Pro è al sicuro, le ultime due sfide con Triestina in trasferta e Ternana al Bonolis serviranno per poter continuare a sognare, perché a questo punto nulla sembra ragionevolmente impossibile.